Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video tutorial su Unity. Sono Rico De Favs e oggi vi mostrerò il Package Manager. Andremo a vedere a che cosa serve questo Package Manager e scopriremo come ci permette di importare dei pacchetti all'interno del nostro gioco senza alcuno sforzo. Quindi il Package Manager che cos'è? È uno strumento che permette di scegliere alcuni pacchetti già selezionati, già testati e già valutati dal team di Unity, per poterli inserire facilmente all'interno del nostro progetto sfruttando un sistema praticamente di dipendenze. Una cosa molto simile, per esempio, per chi di voi programma in PHP o fa lo sviluppatore web, è praticamente Composer. Composer fa esattamente la stessa cosa del package manager. Quindi ci sono dei pacchetti che vengono caricati in questo momento sulla piattaforma di Unity e che Unity seleziona, che possono essere inseriti appunto all'interno di questo package manager e poi scaricati da tutto il resto della community in maniera gratuita. Vediamo un pochettino. Quindi, come facciamo ad aprire questo package manager? Basta andare su Window, qua sopra, e c'è l'opzione package manager. Cosa ci permette di fare questo package manager? A sinistra, nella schermata in project, possiamo già vedere quali pacchetti abbiamo installato ed eventualmente anche aggiornarli se c'è un aggiornamento possibile. Mentre nella schermata All del Package Manager abbiamo tutta una serie di pacchetti a disposizione. Alcuni sono stabili, quindi hanno soltanto il numero di versione, altri invece sono in forma di anteprima oppure di beta. E in questo caso c'è scritto preview. Quando c'è scritto preview significa che il pacchetto è in una versione appunto non ancora ufficiale, o per meglio dire non ancora pronta per la produzione. Poi potrebbe anche funzionare in produzione, quando si parla di produzione si parla di giochi che effettivamente vengono venduti, commercializzati, eccetera, quindi progetti seri, non progetti tutorial o cose così. Quindi le cose che sono per la produzione sono tipicamente quelle più stabili. E qui semplicemente se noi vogliamo scaricare un pacchetto nuovo non dobbiamo fare altro che cliccarlo, per esempio ho preso questo qui dell'Asset Bundle Browser, e cliccare su questo pulsante install. Cosa fa questo pulsante install? Questo pulsante install, adesso vi faccio vedere su Visual Studio cosa va a fare ad uno dei nostri file. Quindi apro Visual Studio e vi faccio vedere che nella schermata di Git in questo momento io non ho modifiche per questo progetto qui. Tra l'altro vi ricordo che potete scaricare tutti i progetti dei miei video dai link che vi metto in descrizione, se ne avete bisogno, per controllare il codice o comunque per vedere quello che è stato fatto. Quindi vi faccio vedere adesso che installando questo Asset Bundle Browser tramite questo pulsante qui, Unity mi andrà a modificare un file dove sono contenuti tutti i pacchetti. E questo file è quello che permette al nostro appunto Package Manager di capire cosa deve installare e cosa no. Vediamo su Visual Studio, eccolo qua. Questo manifest.json è il file che appunto permette al Package Manager di capire quali sono i pacchetti installati. Quando io vado a installare un pacchetto tramite il Package Manager, l'unica cosa che lui va a fare in realtà è modificare queste righe, cioè aggiungere alle mie dipendenze il pacchetto che ho installato. Perché questa cosa è comoda? Perché impedisce di fare quella cosa sporchissima che succede invece quando si installano i pacchetti manualmente, ovvero il fatto di dover inserire all'interno del progetto tutti i file relativi a quel pacchetto. Se vi ricordate, quando noi abbiamo installato il pacchetto, quello dei TPS controller per fare i personaggini che si muovevano in prima e terza persona, abbiamo dovuto importare tutta una serie di file, o anche gli standard assets, no? Che succede però? Che quando si lavora in team, tutti quegli asset vengono pushati, il che non è mai un bene, perché se un giorno questo pacchetto viene aggiornato, come faccio io ad aggiornare tutti quegli asset? Dovrei o disinstallarli, quindi o cancellarli tutti a mano e poi andare a mettere una versione nuova del pacco, con il rischio che si rompano mille mille cose all'interno del mio progetto, no? Perché tutte le referenze andrebbero perse, visto che non ci sono più file, eccetera. Oppure dovrei installarmi, quindi scaricare e importare in Unity la nuova versione di quel pacchetto lì che avevo scaricato a mano. Il che significa che anche a questo punto o potrebbero esserci dei file che non sono più utili, perché magari in una versione successiva del mio progetto non servono più, oppure potrei insomma lasciare qualcosa di sporco, sbagliare qualcosa, eccetera. Mentre con questo sistema qui, quello del Package Manager, l'unica cosa che lui va a fare è inserire questa riga. Quindi quando io poi pusho e i miei compagni di squadra pullano le mie modifiche, il Package Manager che c'è sul loro computer vede che c'è questa nuova riga e quindi dice: ah cavolo, quindi devo andare a scaricare
questa versione di questo pacchetto in maniera automatica. E infatti funziona così. Funziona esattamente così. Quindi automaticamente il package manager si occuperà di fare tutti i cambiamenti necessari, quindi di riscaricare tutte le cose necessarie in maniera automatica e soprattutto senza sbagliare. Il che è un'ottima cosa, senza contare poi che io quando pusho devo pushare semplicemente una riga, non devo pusharmi magari mezzo giga di pacco di asset in più. E quindi il mio repository rimane molto 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 pulito. Quindi io ho adesso preso questo asset bundle browser che posso andare a vedere per esempio in una schermata window, cioè window asset bundle browser. Quindi questa opzione prima non c'era, se non ci credete tornate indietro nel video e vedete un po' quando ho aperto il package manager se c'era questa opzione qui. E cliccandolo effettivamente io adesso ho tutta una serie di funzionalità in più. Se un giorno non mi serve più questo asset bundle browser, lo prendo e lo rimuovo. Così, da questo menu, semplice semplice. E voilà, da questa lista è sparito. Qui non ho più modifiche, anche se qua ovviamente mi segna ancora la schermata di prima, ma se chiudo non ho più nessuna modifica. E in più, se vado su Windows, qui non c'è più nessun asset bundle browser. Quindi ragazzi, abbiamo visto che il package manager è uno strumento veramente importante e soprattutto una bella cosa per chi ha dei progetti seri da gestire in Unity e ci permette di sfruttare una serie di pacchetti già pronti, già testati e sicuramente funzionanti che possiamo importare nel nostro progetto in maniera estremamente semplice e condividere con i nostri collaboratori in maniera altrettanto semplice. Quindi ragazzi, io direi che per questo video ci fermiamo qui. Se avete domande, scrivetemi nei commenti in modo tale che vi possa rispondere. Ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sui prossimi tutorial e sulle ultime novità. Da Riku The Fafs è tutto, ci fermiamo qui e ci vediamo nel prossimo video. A presto!